Prossima speaker che è Olga, di Fondazione Pistoletto. Noi con Fondazione Pistoletto abbiamo già fatto diverse cose, tra cui uno studio proprio sul mondo del tessile, del fashion, che si chiama Circular Threads, che poi verrà presentato più avanti. E siamo molto contenti di avere Olga qui con noi. Olga, ti lascio la parola. Grazie, grazie anch'io, sono molto contenta di essere qua. Sono Olga Pirazzi e mi occupo del progetto moda della Fondazione Pistoletto. Aspetta, dov'è la cosa per mandare Ah avanti? sì, scusate. No, scusa solo perché. Giustamente. Grazie. Fondazione Pistoletto è una fondazione d'arte, quindi in mezzo a tutti questi bellissimi interventi, ovviamente noi abbiamo una realtà molto diversa, però dunque la Fondazione Città dell'Arte in particolare è un po' la realizzazione di un progetto che il maestro Pistoletto ha creato come luogo fisico, come proprio una visione, quindi un suo progetto che ha portato e attuato proprio nella sua città natale di Biella. Quindi in questa città dell'arte è proprio nato un modello innovativo di istituzione culturale e sociale, ovvero lui ha pensato che l'arte non era più una cosa astratta, non era più una cosa che doveva stare nei musei, ma doveva interagire con tutti i diversi settori della società, doveva essere un attivatore, un qualcosa che potesse portare un cambiamento. E un cambiamento ovviamente a livello sociale, a livello culturale, a livello insomma un po' di visione di progetto. E, dunque, già nel 2009, quindi noi stiamo parlando di tanti anni fa, quando della sostenibilità si parlava veramente poco. E lui, ovviamente, essendo un visionario, ha pensato di fondare questo progetto che si chiama Fashion Best, che è nato proprio in collaborazione con la Franca Sozzani, e aveva proprio lo scopo di implementare questa idea del maestro Pistoletto sulla sostenibilità e la responsabilità sociale nell'industria della moda. Allora c'era, insomma, Franca Sozzani aveva proprio incominciato a fare queste riflessioni dicendo che c'era qualcosa di più importante. Che bisognava capire, cioè quello che non era solo la moda non era solo un apparire, ma bisognava anche pensare al pianeta che andava insomma salvaguardato e cercato, insomma, bisognava, come dice lei, salvare il pianeta su cui viviamo. E anche Pistoletto aveva appunto immaginato questa città dell'arte, Fashion Best, come un polo energizzante che fonde diverse energie, quindi l'etica e l'estetica, adesso si parla tanto, si ripete tanto questo termine, appunto etica ed estetica, ma lui era stato proprio un po' un visionario di questi due elementi, perché ovviamente nella sua arte c'era sempre stata l'estetica, ma ha sempre, i suoi progetti hanno sempre agito con un'etica a tutti i livelli. Quindi la creazione, la produzione, la sensibilità artistica, l'impegno sociale, cioè sono tutti elementi che sono sempre stati messi in campo. Ovviamente non è facile, anche per chi immagina così un progetto arte, pensare, diciamo, come si fa a rendere, a misurare, appunto, a rendere concreto un progetto come una cosa come l'arte, che è intangibile, non è una cosa concreta come tanti progetti che avete raccontato. E noi lo facciamo proprio attraverso tutti questi elementi, quindi l'educazione, l'arte, la politica, il lavoro, la comunicazione, cioè che sono tutti progetti che in Città dell'Arte vengono utilizzati, applicati, sviluppati a 360 gradi, quindi un grande connettore di discipline, di attività, proprio per cercare di sensibilizzare un po' tutto quello che va nella direzione della responsabilità, ecco, perché adesso poi la sostenibilità è un termine molto abusato, ma
Noi abbiamo sempre parlato di una produzione responsabile, di un'economia responsabile, di un lavoro responsabile, quindi dove sta dentro tutta anche questa parte che chiamiamo etica. Abbiamo anche cercato di fare un percorso per un cambiamento sistemico dove anche con una società importante che appunto si chiama Social Fair, che studia proprio queste cose, per sfidare un po' questo disequilibrio di cui abbiamo anche parlato tanto proprio in questi tutti gli interventi che mi hanno preceduta. E fondamentalmente sono state evidenziate e individuate quattro aree dove noi veramente cerchiamo di lavorare proprio per attuare questo cambiamento sistematico. Quindi la consapevolezza, che è un termine che appunto abbiamo sentito tantissimo, la conoscenza, perché senza conoscenza ovviamente non si può affrontare nessun argomento, la corresponsabilità, quindi di essere sempre connessi con altri, di avere sempre cioè perché questa responsabilità ci porta ad avere, ad agire anche in maniera individuale, sempre più con la coscienza e con il nostro, insomma, il nostro senso che ci deve portare a fare delle scelte diverse. E soprattutto con la co-creazione. Infatti questo è un po' il termine che noi abbiamo assunto come Fashion Best, perché abbiamo applicato questa co-creazione a tantissimi livelli, quindi abbiamo visto tante delle persone con cui lavoriamo, con cui collaboriamo, sono nella sala in questo momento, abbiamo sviluppato molti progetti. Quindi qui vedete alcuni degli elementi principali, appunto come facciamo a sviluppare la nostra missione, quindi l'arte e la moda che sono sempre molto connessi su tantissimi eventi, tantissimi progetti che andiamo a sviluppare. L'advocacy, che è un altro modo di sensibilizzare, come vedete abbiamo fatto diversi progetti anche insomma, in punti molto strategici in tutto il mondo, quindi a Ginevra, in Piazza del Duomo, al Louvre, a Cuba, cioè questo è proprio il nostro modo per interagire e per portare i messaggi, le visioni a 360 gradi proprio in una dimensione globale e soprattutto di missione, cioè noi dobbiamo influenzare, cercare di portare questo cambiamento un po' su tutti i livelli. Oltre ovviamente a una forte componente di formazione, perché abbiamo una scuola all'interno della Fondazione Pistoletto, un corso anche di triennale di moda sostenibile, quindi workshop, residenze d'artisti, residenze di fashion designer, quindi tutto quello che può contribuire a un cambiamento culturale è anche una delle nostre principali mission. Qui ci sono esempi di altre partecipazioni, di altri progetti con cui abbiamo, forse noi ci eravamo conosciuti col progetto di CircularArt, che è proprio uno dei progetti dove racchiude molto bene tutti i discorsi che abbiamo fatto, perché abbiamo coinvolto diverse aziende, quindi l'ultima edizione che abbiamo inaugurato a ottobre del 2021 aveva 13 aziende di tutta la filiera tessile che hanno collaborato con quattro artisti, due fashion designer e due artisti, per raccontare attraverso delle opere proprio tutto il processo di filiera circolare. Quindi noi lo facciamo un po' in questo modo, cioè anche lato pratico, poi uno segue tutti i processi e produce un qualcosa di visibile, ma sempre sotto questa forma così artistica. Fashion Best è nato nel 2009 con una piattaforma di aziende, quindi l'obiettivo era proprio quello di cominciare a racchiudere in questa piattaforma tutta una parte, poi adesso ovviamente con gli anni è diventata veramente importante, di filiera tessile che poteva connettersi e lavorare anche insieme per sviluppare, per produrre, per innovare. E noi insomma siamo un po'
la super parte che poteva promuovere e poteva diffondere tutti questi elementi di innovazione. Negli ultimi anni è nato un bellissimo collettivo di fashion designer, tra cui appunto, come diceva Fabrizio, fa parte insieme a tanti altri che sono nati proprio con la mission di portare avanti questi argomenti, cioè la circolarità, la sostenibilità, ma tutti, ognuno di loro nella loro peculiarità ha un progetto che va in questa direzione, quindi noi cerchiamo di supportarli, cerchiamo di connettere aziende, di farli lavorare insieme, insomma, abbiamo proprio questa mission di connessione, di co-creazione un po' in tutte le direzioni. Quindi questo, noi nel nostro piccolo abbiamo fatto progetti di circolarità, se vedete quest'opera di Pistoletto era del 1967, quindi lui ha immaginato già in quell'epoca tutto lo scarto, tutto quello che si era creato già come tessere di spazzatura. E qui insomma, abbiamo fatto progetti appunto con Filatura Astro, già raccogliendo con alcuni attori della filiera degli scarti per produrre nuovi fili, per rimetterli in circolo, per dare del nuovo materiale ai fashion designer, anche qui con quest'altra azienda bellese, che forse raccontava anche Fabrizio, che con gli scarti fa la della tintura, insomma, con Lensing, che è un nostro partner che ci supporta in tantissime iniziative. Abbiamo creato anche qua un progetto di circolarità su alcuni nuovi prodotti che stiamo lavorando, siamo arrivati fino a fare i progetti con Yux, insomma con delle attività commerciali, e questo è un po' tutto quello che stiamo facendo. Ho fatto veloce perché so che sei in... No, guarda, sei stata bravissima, ecco. Olga. Non ti, infatti, anche non perché ho detto tantissime cose tutte velocemente, non so fino a che punto. No, un minuto prima, in realtà, brava. Ah, ecco. Tra l'altro io direi che Fondazione Pistoletto è un posto bellissimo, quindi consiglio, sì, di andarlo a vedere, veramente io sono rimasto incantato la prima volta. Siamo in spazi, sì, abbiamo fantastici. Un progetto anche con l'Associazione Tondo, molto ambizioso, quindi sempre sulla circolarità, sperando di riuscire a mettere bene in connessione anche tutte queste... Stiamo provando. Questa un po' alla volta. Ok. Bene, grazie mille, Olga.